Ed eccoci qua ancora i nostri amici telespettatori di Firenze e Viola Supersport. Bentornati a una nuova puntata di D-Zone, zona dilettanti. Un cordiale saluto da Gabriele Caldenon. Oggi con me un graditissimo ospite, Mauro Ermini. Ciao, buon pomeriggio. Grazie. Mauro Ermini è responsabile della scuola calcio d'Elite a Fiesole Calcio. Quindi insomma un ruolo importante. Beh, Mauro? Costruito negli anni, 4 anni solamente, quindi una bella soddisfazione per tutti, società e gruppo di lavoro. Mauro, subito la domanda per i nostri telespettatori è spiegare la differenza tra scuola calcio normale e scuola calcio d'elite, perché comunque è un... La differenza è, diciamo, a livello di scuola calcio abbastanza importante, cioè nel senso che partendo dal basso, classe, scuola calcio d'elite. La scuola calcio elite, oltre come nella scuola calcio normale, dobbiamo avere degli istruttori qualificati per ogni categoria, si basa anche su dei progetti che dobbiamo fare, convegni con i genitori su vari argomenti, progetti extra scuola calcio, nel senso sempre coinvolgere i genitori e tutto quanto, ecco, diciamo, dal nutrizionismo a fattori medici e tutto quello che comporta un gruppo di lavoro. E lo analizzeremo nel corso di questa puntata piano piano, ma partiamo come sempre con lo spazio dedicato alla Serie D, che è, diciamo, noi osserviamo il girone E, si è giocato come sempre nel weekend. I risultati: Grosseto Alba Longa 2-3, Foligno Bastia 0-0, Grassina Scandicci 1-0. Deve avere questo Grassina, non si ferma mai. Aglianese, Aglianese Vandana 0-0. Anche spazio a Carcani, che, diciamo, ha lasciato la società ex Cattolica Virtus e sarà il nuovo portiere della Fiorentina. Queste sono le immagini, gli highlights, grazie a Grosseto Sport TV e Yuri Galgani di Grosseto Alba Longa, che era un match molto importante. Poi abbiamo Pomezia Monterosi 0-1, San Donato Tavannelle Ponsacco 3-1, Sporting Club Trestina Tutto Cuoio 3-1, il fanalino di coda Tutto Cuoio non riesce a far punti, Aquila Montevarchi San Giovannese nel derby 1-1, classifica che recita dunque: il Monterosi primo in classifica a 46 punti, insegue il Grosseto che ha perso con Alba Longa a 42, lo stesso Alba Longa insieme al Grassina a 41, seguono Scandicci 35, Aquila Montevarchi col Flaminia a 32, Gavorrano 30, Trestina 29 con il Foligno, Aglianese 28, Cannara 25 con San Donato Tavannelle e San Giovannese in un trittico tutto da vivere in zona calda, Pomezia 22 e Bastia 22, Ponsacco 15, Tutto Cuoio 11. E insomma, fa anche strano vedere, no, una società come Tutto Cuoio, che era in Lega Pro fino a qualche anno fa, essere ultimo in Serie D. Sì. Non è facile, no. Non è facile assolutamente. Mauro, ti volevo coinvolgere su un tema che avevamo trattato nella scorsa settimana con Marco Ferraiuolo, che anche lui è un istruttore di scuola calcio qualificato UEFA B, che è al DLF, ovvero a nostro modestissimo avviso, avere eventualmente delle istruttrici donne, e quindi magari che possono essere interpretate come mamme, come sorelle, come babysitter, perché no, come la classica maestra, può essere importante per i bambini di scuola calcio? Potrebbero magari sentirsi più a suo agio e rendere anche di più? Sicuramente sì. Sicuramente sì, noi le stiamo cercando, non è facile trovarle, perché vanno su altre attività sportive, non perché il calcio sia chiuso per quanto riguarda la mia persona, scusate, ma chiaramente non è facile trovarle, le istruttrici. Non è facile, però tu, Mauro, hai un'esperienza veramente importante, perché oltre al Fiesole tu hai collaborato a società come il Parma, come il Torino, sei stato tantissimi anni in federazione, quindi... Chi meglio di te può dare magari uno sponsor, un appello, uno spot alla federazione affinché si possa incentivare, perché no? La federazione, vedo che negli ultimi corsi, almeno per quello che so io, ci sono delle ragazze che stanno facendo i corsi UEFA C, UEFA B, quelli che ci sono in questo momento. Ti ripeto, il numero è sempre basso, però si sta ampliando. E questo è importante, un segnale. È molto importante, un segnale molto positivo, secondo me. Perché anche come stai vedendo, anche il femminile sta emergendo, quindi... Certo. È tutto un conseguirsi di situazioni che possono portare anche ad avere degli istruttrici, ben vengano. E a proposito di calcio femminile, lì a Fiesole, insomma, ci stiamo muovendo, sì, e stiamo arrivando a un importante evento. Sì, no, sinceramente già con l'aiuto della società, di tutti, chiaramente, se lo ribadisco, abbiamo la squadra femminile, è in crescita, diciamo, siamo partiti 2 stagioni fa. Certo. E già dall'anno scorso abbiamo partecipato alla Coppa Danone, che è esclusivamente femminile, con un buon risultato, sinceramente, perché queste bimbe, poi le ragazze, le bimbe sono molto più arcigne dei ragazzi, più grintose, quando si mettono in idea una cosa la fanno, le vedo quando giocano. A ieri è stata aperta l'iscrizione per la nuova Coppa Danone, quindi partecipiamo anche quest'anno,
noi partecipiamo come dilettanti, perché chiaramente essendo scuola calcio di Istria, certo, possiamo partecipare come dilettanti, perché quella e quindi questa è la aperta, differenza. Ecco, anche questo è un punto in più che può avere la scuola calcio d'élite, cioè partecipare alla Coppa Danone fa sì di poter ampliare un discorso femminile nella nostra scuola calcio. Ben vengano le bambine, noi abbiamo già fatto 2 open day, ci riproponiamo questa Coppa Danone e speriamo che ancora si aumentino. Ecco, sì. E quindi magari riprovevoli anche le dichiarazioni ad esempio di Zdeněk Zeman, no? Il boemo che a Coverciano alla panchina d'oro insomma si è lasciato andare a una frase forse da bollino rosso, no? Ovvero che le donne dovrebbero stare in cucina e gli uomini a mangiare. No, per me no. Vedendo anche, premetto, noi siamo partiti prima del mondiale che c'è stato femminile, certo, quindi era già una cosa in ponte, ma anche con il mondiale e conseguirsi anche con la televisione sta dando molto ampito a campionati femminili, è importante. Eccellenza, girone B, anche lì nel weekend si è giocato il campionato che seguiamo di Eccellenza, la 21esima giornata. Foiano Collegiana 3-0, Baldaccio Bruni Lastrigiana 0-1, e vedremo anche le immagini proprio della sfida grazie alla collaborazione che abbiamo con la Lastrigiana. Fortis Juventus Badesse 1-2, risultato molto importante in classifica per le Badesse, che continuano a comandare il girone. Poggibonsi Terranova Traiana 1-1, Porta Romana San Gimignano 1-3, Rignanese Antella 0-1, Signa Sina Lunghese 1-1, e poi il 4-4 pirotecnico tra Zenit Audax e Valdarno. Queste sono le immagini, come vedete qualche stralcio di Baldaccio Bruni Lastrigiana, ripetiamo 0-1 per i biancorossi, che sono andati a vincere su un campo non semplice. Badesse che conduce la classifica a 39 punti, insegue Sina Lunghese 36, Porta Romana 33, Lastrigiana 32, quindi che è lì in zona playoff, Poggibonsi 31, Zenit Audax 30, Terranova Traiana con Signa e Antella 29, Collegiana 28, Valdarno 27, Baldaccio Bruni 26, San Gimignano 24, Foiano 22, Fortis Juventus 19, chiude la Rignanese a 10 punti, e quindi anche la Rignanese che insomma non più tardi di qualche anno fa aveva vinto un campionato di honores nazionali, e forse tanti giovani hanno lasciato insomma questa importante società, e dispiace vederne nei bassi fondi. Dispiace. E abbiamo, mentre il nostro Enrico Milano va a perfezionare il collegamento telefonico con il direttore di Calcio Più, Alessio Facchini, analizzeremo la copertina di Calcio Più, perché la zona dilettanti è giustamente da spazio anche alle realtà, come dice il nostro direttore Valerini, dovremmo essere avversari, invece andiamo di pari passo. Mauro, mentre Enrico perfeziona il collegamento, ti chiedo, secondo te la scuola calcio a Fiesole quale direzione deve seguire per trovare ancora un'importante crescita? Sappiamo che lì a Fiesole c'è anche la Fiorentina che occupa gli spazi del Fiesole, quindi è una partnership di spazi, vero, però comunque può aiutare anche a cercare di capire, rubare qualcosa con gli occhi, si intende. Ma la scuola calcio Fiesole chiaramente bisogna ancora crescere, molto crescere nella gestione degli spazi, come si è detto, perché chiaramente con Fiorentina lì insomma siamo un po' limitati, però ci stiamo facendo. È una bella condivisione. Una bella condivisione, dai. Sinceramente sì, un buon rapporto. L'altra cosa della scuola calcio, bisogna identificare il lavoro che viene fatto in campo, e questo ci sta pensando il nostro responsabile tecnico Luca Massucchi. E questo ci arriviamo. Ti fermo un attimo perché su Luca dobbiamo fare un'analisi precisa. Abbiamo al telefono il direttore di Calcio Più, Alessio Facchini. Buonasera direttore, bentornato come sempre. Buonasera a voi, buonasera agli ospiti, buonasera a te, buonasera a voi della trasmissione. Alessio, stiamo analizzando e vedendo chiaramente, grazie alla regia di Enrico Milano, la prima pagina di Calcio Più, andato in edicola martedì. Grassina si vendica al 90esimo, Scandicci KO nel derby, poi spazio come sempre anche ai settori giovanili con le meravigliose foto di Antonio Badalucco e i tuoi fotografi. Raccontaci un po' il lavoro redazionale di questa settimana, e questo Grassina direi che prima l'abbiamo detto è una favola, però da favola qui si deve cominciare a parlare di squadra fortissima. Direi, per quanto riguarda i dilettanti, il nostro obiettivo era quello situato su Grassina Scandicci, sicuramente la partitissima per quanto riguarda le squadre fiorentine nel campionato di Serie D Girone, partita che si è conclusa con un gol quasi allo scadere realizzato dal Grassina, che ha dato i 3 punti alla formazione di Innocenti. Poi il nostro, direi, ecco, 64 pagine, come vedi, 64 pagine di commenti, di partite, di approfondimenti, di foto. Il nostro obiettivo è quello di servire tutta la Toscana, e ed eccezione delle province di Grosseto e Livorno per quanto riguarda diciamo
anche se poi le squadre di Grosseto e Livorno nei regionali sono ben trattate e anche nei dilettanti. Per quanto riguarda i campionati provinciali, effettivamente il nostro ruolo è quello ormai da tradizione, dal 1982 in poi, ma soprattutto anche negli ultimi anni, quello di colmare quel vuoto che effettivamente esiste e che è il vuoto determinato proprio dai commenti dalla Serie D fino agli esordienti B, definiamoli così. Quindi effettivamente è un gran lavoro e non ti dico, il lunedì è veramente un giorno di fuoco. Lo so bene Alessio, e peraltro in questa trasmissione fa piacere sempre avere una voce espertissima come la tua. Avremo in coda un'intervista esclusiva a Corrado Ingenito, poi ci arriveremo, l'analizzeremo. Comunque è stato un piacere andare lì al Bozzi, al Centro Tecnico Federale Territoriale, per vedere il lavoro che si sta muovendo, soprattutto all'insegna della scuola calcio. Ospite qui in studio con me c'è Mauro Ermini, che è il responsabile della scuola calcio d'Elite a Fiesole, e quindi Alessio, te lo lascio molto volentieri, perché so che le tue domande sono sempre di assoluto gradimento e di assoluta competenza. Allora, Mauro, che conosco da una vita e che apprezzo per il lavoro che ha fatto in tante altre società e ora lo sta facendo a Fiesole, chiedo questo: ecco, come si differenzia una scuola calcio d'elite rispetto a una scuola calcio normale? Ecco, qual è l'elemento? Perché se no, in caso contrario, uno praticamente fa i documenti, fa tutto. Ecco, cosa deve avere uno per fare la scuola calcio d'elite? Come dicevo prima Gabriele, Alessio, il discorso di scuola calcio d'elite e scuola calcio normale si differenzia il dopo in progetti che fai oltre al normale nella scuola calcio, cioè dei convegni con i genitori, spiegare l'attività come si deve fare nella scuola calcio, ma mirati, per dire, ora domani noi abbiamo un incontro con i genitori sul nutrizionismo verso i bambini. Cioè, che è importante, che molto è importante. Poi abbiamo l'osteopata, abbiamo altri... La psicologa, insomma, ci sono altre differenziazioni. Chiaramente il lavoro che viene fatto deve essere uguale anche alla scuola calcio, cioè non è che cambia i parametri sono sempre quelli, deve avere un istruttore qualificato per categoria, dagli esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici, quello lo deve avere anche la scuola calcio. Chiaramente il lavoro è un po' più ampio a livello di organizzazione di cose da fare, capito? No, ma capisco effettivamente, da questo lato credo che sia meritorio. Il mio punto, come posso dire, domanda era quello di dire, ma una scuola calcio d'elite rispetto a una scuola, anche perché parliamo di calcio e sostanzialmente parliamo di società che soprattutto devono costruire i giocatori del futuro, ma soprattutto anche i cittadini del futuro. Certo. Io ho visto che da voi lì a Fiesole fate anche un bellissimo torneo con formazioni palestinesi in un determinato periodo dell'anno, quindi sì, un elemento in cui la pace è un elemento sicuramente significativo. Allora la mia domanda è questa: ma effettivamente non si perde un po' di mira, se così si può dire, l'aspetto solamente tecnico? Cioè, no, a scuola calcio, sì, è vero che la psicologa, è vero che tante cose, ma soprattutto si deve cercare di costruire giocatori con tecnici preparati. Ecco, questo elemento lo ritieni fondamentale o tutto sommato è una cosa in più rispetto a tutto l'altro lavoro che sottolineavi in precedenza? Per quanto riguarda i tecnici, chiaramente devono essere preparati. Non è facile, però devono essere pronti a fare un certo tipo di lavoro che l'indirizzo mi sta facendo il Centro Tecnico Federale, certo, su, ti viene sulle scuole calcio, viene a visitare, viene a vedere come si lavora, ti fanno anche delle improvvisate, fra virgolette, perché non è detto che un giorno tu lavori in una maniera e l'altro giorno tu devi cambiare. Quindi è mirato anche alla programmazione tecnica. Spieghiamolo bene questo punto, cioè ogni istruttore di scuola calcio deve seguire un vademecum che viene distribuito dalla federazione facendo determinati esercizi ai bambini. Di ogni categoria hanno i suoi, ci sono dei raggruppamenti per alcune categorie come gli esordienti che da quest'anno devono allenarsi tutti insieme, quindi questo è per sviluppare una crescita. Però il tema che ci pone anche Alessio, alla quale chiedo chiaramente di integrare la mia domanda, è il seguente: noi si va a creare dei giocatori, si va a creare dei cittadini soprattutto, ma si va a creare una persona, che non è scontato, perché noi notiamo, e su questo Dison è una missione, che talvolta ci sono delle persone eccezionali e non nei dilettanti, perché i casi di violenza sono all'ordine del giorno. Abbiamo parlato fino a ieri anche con Paolo Bosi, abbiamo avuto qua con Michele Fratini di questi casi qua, e poi a Coverciano di tutto in bianco arriva Zenek Zeman, uno che ha fatto una carriera incredibile da allenatore, incredibile per la rivoluzione, diciamo, nel modo di giocare, non forse nei risultati, però che fa ancora una frase sessista contro le donne. Quindi Alessio,
può essere anche un discorso di formazione cognitiva. Io ora mi travesto un attimo da, come si dice, da uno che promuove, no? E quindi uno che ha potere. Certo. Secondo me potrebbe essere importante cominciare negli spogliatoi con la formazione, insegnare l'educazione ai bambini e ai genitori. Cioè, ora, scusatemi il termine ridondante, educare gli educatori. Vedi, ci sono due elementi che secondo me sottolineerei. Sicuramente l'aspetto dei seminari, dei convegni, tutte queste cose che sicuramente sono propositive e importanti, però nell'altro aspetto io credo che ben difficilmente in una società che si ciba soprattutto in questo momento storico anche di odio, di tante altre cose, di genitori che credono avere il figliolo come ti posso dire, più bravo dell'altro e pronto per giocare in C quando gioca negli esordienti. Io ho assistito, guarda, ma te la faccio breve così se no facciamo tanti discorsi, andiamo con il concreto. Ero a vedere una partita Toppiana per quanto riguarda i giovanissimi e in precedenza c'è stata una partita di esordienti. Allora due genitori della stessa società li ho trovati a litigare perché il figlio non aveva dato il pallone all'altro. Ecco, questo per dirti, è ben difficile. Io ecco, come dire, selezionerei un po' i due concetti. Allora, da una parte il concetto sicuramente del far sì che, ma d'altra parte è sempre una partita di calcio. Io vengo un po' da una vecchia tradizione, se così si può dire, in cui la partita della domenica era l'elemento più importante. Non so fino a che punto tutto il lavoro fatto dai centri tecnici federali possa essere valorizzante di questo aspetto. Cioè, io capisco che effettivamente tutti devono tirare di sinistro, tutti devono fare prima della gara gli esercizi, tutti, però ecco, non lo so fino a che punto, ripeto, tutto ciò non si dà un elemento, che poi il calcio, sapete bene, è fatto di due o tre elementi importanti, che sono la tecnica, la creatività e in alcuni casi anche l'anarchia dei movimenti, tutte le cose. Ecco, se facciamo un vademecum, non so fino a che punto, io mi trovo un po', ripeto, non nella posizione di, come ti posso dire, pienamente convincente dei centri tecnici federali. Trovo che effettivamente possono essere un elemento, ma trovo che il calcio della, come ti posso dire, della parrocchia, il calcio dei campini un tempo quando ci giocava a due porte complessivamente, ecco, è un elemento così ludico, possa essere sempre sviluppato. Non vorrei che dopo ci ingabbiasse tutti in un percorso da seguire in tutti i modi. Non so se sono chiaro. Per il resto, ben vengano, certo. Ed è un tema che analizzeremo senz'altro. No, dicevo, discorso del vademecum, come hai detto, sì, te, Gabriele. Chiaro, loro ti danno degli indirizzi, poi chiaramente ci deve capire le strutture, i momenti, abbiamo i tempi, gli istruttori. Gli istruttori, tutto quanto, loro ti danno un indirizzo e poi chiaramente te lo sviluppi, ecco. Chiaro, diciamo, certo. Così. Chiaramente, come diceva Alessio, per me la cosa basilare sono gli istruttori, cioè sono loro che vivono in prima persona l'arrivo dei ragazzi e l'uscita, diciamo, e il campo. Dallo spogliatoio, quindi devono gestire i ragazzi, che non è facile, no, non è per niente facile, come ha detto Alessio, genitori, tutto l'inter intorno. Chiaramente per me il basilare è l'istruttore. Cioè, l'istruttore deve essere non solo un tecnico, ma anche un educatore. Ecco. L'elemento che sottolineavi, scusate, concludo, l'elemento che sottolineavi, caro Erminio, è questo, proprio il fatto degli istruttori, inteso, ma io direi gli istruttori intesi come gente che insegna. È inammissibile vedere gente con la sigaretta in bocca vicino agli spogliatori, inammissibile vedere gente che avvena perché ha più tempo. Ecco, una società di calcio dal puro volontariato, come fa una società giovanile e dilettante, una società professionista, ecco, dovrebbe tenere conto, diciamo, degli elementi che sono quelli della formazione. Formazione sì, è vero, formazione anche culturale, formazione dell'individuo, formazione del cittadino, ma anche formazione del giocatore. Questo è un po' l'elemento, certo, che vi volevo sottolineare. Ed è uno spunto veramente interessante, come al solito. Grazie al direttore di Calcio Più, Alessio Facchini. Ci sentiamo la settimana prossima. Saluto, buon lavoro, Alessio. Buon lavoro a voi, grazie davvero. Grazie, buona Alessio. Serata. È uno spunto interessante, Mauro, perché continuiamo ad analizzarlo con Luca. Voi chiaramente state a braccetto e posizionate una metodologia di lavoro che dovete supervisionare, controllare, guardare, certo, però alla fine, sì, parlando del concreto, ogni bambino ha una sua personalità diversa, ma ogni genitore ha una personalità, certo, diversa, sì, perché parliamoci chiaro, talvolta si va anche con qualche categoria tipo i pulcini o i piccoli amici, che sono veramente i primi step
step di avvicinamento al calcio nei campi dove sono partite autoarbitrate e ci sono polemiche su come vengono sviluppate poi il risultato. Lì il risultato non conta, non conta, lì conta l'educazione. L'educazione. Lì si parte dallo spogliatoio, si parte dagli spogliatoi. Come si arriva al campo in fase allenante, come si arriva ospiti nelle squadre avversarie, fra virgolette. Certo. Che siamo amici. Abbiamo fatto un raggruppamento l'altro sabato, piccolini, ci siamo divertiti tutti insieme, cioè non ci deve essere questa pressione. Poi cosa succede? Io ho portato una tesi a Coverciano anni addietro, smettono, se l'abbandonano. Perché il bambino, c'è il repulso. Già iniziano, secondo me, abbastanza presto, a 5 anni, però va bene, che deve essere ludico motoria. Cioè, calcio, dopo parliamone, più avanti, capito? Quindi di conseguenza, se il bambino si diverte ed è contento, stop. Finito. E quindi questo, attenzione, è un messaggio importante, perché sappiamo che chiaramente istruttori, addetti ai lavori, seguono DAZN, quindi divertimento ludico, non risultato o cercare fin da 5 anni di cercare per forza il gesto tecnico assoluto. Poi, divertimento. Chiaro, come la scuola, no? C'è l'asilo, l'elementare, le medie, parlo così, no? E poi c'è l'università. E dopo si sale. E dopo si sale. L'università non è per tutti. Non è per tutti, assolutamente. Ma basta che non smettono di giocare. No, questo è fondamentale. Sport è fondamentale, capito? Perché poi ti arriva un bambino e magari ai 5 anni ha fatto tutta la trafila fino agli esordienti. Arriva giovanissimo e poi lì c'è lo step. Sì. E poi magari si estranea oppure poi non c'è. Poi magari arrivano una squadra giovanissima che fino agli esordienti, giustamente, devono giocare tutti. E poi dopo invece non c'è poi più obblighi federali. Non c'è più obblighi, c'è le sostituzioni, quindi puoi stare anche, fra virgolette, succede, però capita di stare tutta la partita, ossia a guardare in panchina. Quindi a livello anche mentale è frustrante. Cioè cambi subito lo step da esordienti giovanissimi, quindi dal maggio che lasci gli esordienti al settembre che sei giovanissimo, ti cambia la vita, ti cambia tutto, in soli 4 mesi. Promozione girone C, anche qua grazie alla collaborazione col centro storico Le Boschi, che ci permetterà di scorgere delle bellissime immagini. Questa è Montalcino, dove Le Boschi è andato a giocare, purtroppo per loro è stata una sconfitta, ma sono bellissime le immagini che vi proponiamo. Leggiamo i risultati della 21esima giornata: Armando Picchi, Atletico Piombino 1-1, Certaldo Sant'Andrea 1-0, Colli Marittimi Galluzzo 2-2, Gambassi Folco Rivaldera 2-1, Montalcino Le Boschi già citato, eccoli qua i grigioneri 2-1, Real Ceretese Urbino Taccola 4-1, San Donato Acri Atletico Etruria 2-0, Sporting Cecina Monterotondo anche qua stesso risultato 2-0. La classifica recita: il Certaldo in testa alla classifica con 42 punti, San Donato Acri 37, centro storico Le Boschi che ha perso qualche punto in questo weekend, però è ancora lì a 36, Armando Picchi 35 con il Piombino, quindi le due società livornesi, Cecina 30 ad inseguire i cugini, Cerretese 29, Urbino Taccola con Montalcino 28, Monterotondo 27, Colli Marittimi e Galluzzo 26, Gambassi 24, Sant'Andrea 22, chiudono Atletico Etruria a 21 e la staccata Forcoli a 9 punti nei bassi fondi, grazie alla regia di Enrico Milano e a Campionando che ci permette e vi permette di monitorare anche i risultati in modo certosino. Mauro, continuiamo ad analizzare con te tutti questi aspetti, perché ci avviciniamo ad analizzare la prima categoria, girone C, dove c'è anche il Fiesole, però noi il nostro tema principale è la scuola calcio e la tua esperienza. Tu, lavorando con Torino e Parma e con tutti i tuoi anni in federazione, ti voglio far dire un aneddoto, quello che ti è rimasto più nel cuore. Ma non facile. Non facile ricordarlo. Ma ti posso dire che l'aneddoto più nel cuore è rimasto Parma. Parma. Il lavoro di Parma che era sviluppato già all'epoca, ti parlo di 10 anni fa oltre, del lavoro che si sta riproponendo anche ora, vedo nei campi sportivi. Cioè Parma ci arrivava un attimino prima. Ok. Il lavoro a stazione, c'è tante, anche il discorso degli istruttori, della formazione, non che gli altri non ci siano arrivati, ci mancherebbe. Però, ti posso dire, per me l'esperienza di Parma è stata fondamentale. Fondamentale. 8 anni di Parma sono stati, anche perché, non, parliamoci chiaro, non ti misuri solo la realtà fiorentina, io giravo tutta la Toscana e poi ho girato l'Italia, quindi magari vai... Hai visto tanti pensieri, tante scuole di pensiero. Tante differenziazioni, ora mi auguro di no, ma a quei tempi magari andavi in certi posti. Posso dire un aneddoto, io sono stato ad Alghero a fare delle lezioni in Sardegna. Arrivo lì, vedo bambini che arrivano con le scarpettine da gioco già vestiti all'allenamento. Sì, rimangono anche poi campi di terra, chiaramente, ora mi auguro di no, però chiaramente la zona è quella che è mia per cattiveria. Che faccio a un dirigente dell'Alghero, gli dico: ma come vengono tutti io 16? Ragazzi, ma qui non abbiamo acqua, è l'estate.
Capito? Quindi pensate un la po' differenziazione, cioè, e magari se io ora lo estendo, no? Marco Sau, Cossu, calciatori, cioè, che sono venuti dalla Sardegna e che hanno vissuto queste cose. Sportivi nella sabbia, nelle spiagge, quelle bellissime spiagge, loro fanno scuola calcio, cioè, capito? Tu trovi il paese, fai, no? Usanza che trovi, no? Meccanismo molto interessante. Capito? E ma quindi nord, ci rivolgiamo sono... magari anche ai genitori, talvolta si va a disprezzare la società che si ha. Fiesole, l'altra volta abbiamo avuto la Cattolica, il DLF, no, ma, sono le prime che abbiamo toccato. Ora però vedo da si va a anni indietro, no? Diciamo da quando è partito negli anni 90 la differenziazione anche dei campionati delle scuole calcio, certo. No? Che negli anni 90 si giocava tutti, prima negli anni 90, ora non mi ricordo di preciso, si giocava tutti a 11, quindi mettevi bambino di 8 anni in un campo a 11, pallone 5, e allora iniziò a uscire il calcio a 7, per le scuole calcio, poi 5, 4, tutta la differenziazione dai 90 si sta parlando, si parla di 20 anni fa, quindi è cambiata tutta la gestione in anche, 30 anni è cambiato tutto, ci è voluto tempo, quindi pensiamo che noi, io sinceramente in Toscana l'ho girato abbastanza anche quando ero a Parma, non solo, si sta bene, si sta bene. Prima categoria, girone C, per quest'oggi, visto che abbiamo questa importante intervista in coda, è l'ultimo campionato che andiamo a monitorare. Africo, Fiesole Calcio, il Fiesole di Mauro Ermini, 0-0 in un campo molto importante, perché comunque l'Africo veleggia in testa alla classifica o circa lì. Ambra Belmonte Grassi, anche questo un colpo importante per la zona calda, 2-0 del Belmonte a domicilio. Barberino Cubino 1-1, Chianti Nord Castelfranco, Reti Bianche 0-0, Firenze Sud Pelago 2-2, importante il ritorno alla vittoria della Rondinella dopo essere uscita in Coppa Toscana, dopo aver perso in casa al Bozzi contro il Casale Fattoria, 4-2 alla Grevigiana, che comunque da bassi fondi della classifica e ultima spacciata ha ricominciato a vedere un po' di luce e un po' di gioco. Montelupo Incisa, anche qua cade la capolista in casa contro un ottimo Incisa, 1-0. Vaggio Piandisco Settignanese che torna alla vittoria 0-3 in classifica. Comanda nonostante tutto e nonostante la sconfitta ancora il Montelupo a 41 punti, insegue la Settignanese a 36, Africo 35, Rondinella Marzocco quarta a 33 punti, Barberino 32, Chianti Nord 31, il Fiesole di Mauro che ora ci racconta qualche aneddoto a 29 con il Castelfranco, Ambra 27, Incisa 26, Pelago 22, nei bassi fondi nella zona calda. Scivola un po' indietro il Cubino rispetto a qualche settimana fa ed è a 21, Firenze Sud 20, Vaggio Piandiscò 19 che si sta facendo letteralmente inghiottire, Grevigiana 18, Belmonte che si avvicina alla zona playout a 17. Fiesole, all'allenatore Cristian Reganò, raccontaci qualcosa. Ti racconto, lo vedo poco io, tu sai, sempre nella scuola calcio, ma lo vedo sempre molto impegnato, molto quello spogliatoio, molto... Lo vedo abbastanza, insomma, preso. E la prima squadra del Fiesole dove vuole arrivare? Svelaci qualcosa, dai. Non dico niente, dai, non puoi far di parole. Non ti... Pescaramanzia. Però, insomma, avete capito, l'idea è quella di tornare un po' più alto, anche perché, insomma, il Poggioloni lì alle Caldine è un campo meraviglioso, che bello, sì, per la prima categoria è veramente un lusso. Lo so, però, sai, fare questi step non è facile. Non sei è facile. Meglio di me, perché fare il passettino più alto, poi cioè, un passo per volta sicuramente, poi... Ci vuole tempo, secondo me. Poi arrivare, boom. Non è facile. Non è semplice, lo sai. Vedere le classifiche, ci sono delle squadre, non te le aspetteresti dove sono. No, l'abbiamo visto. Ci avviciniamo all'intervista in coda a Corrado Ingenito, che è responsabile tecnico del Centro Federale Territoriale in Toscana. C'era un workshop al Bozzi lunedì e noi con Firenze dello Super Sport c'eravamo, vedrete la mia intervista, ma c'è anche tu, Mauro, a rappresentare il Fiesole. Raccontaci questa giornata e soprattutto se ritieni che queste, diciamo, iniziative possano far crescere soprattutto gli istruttori, che erano numerosissimi. Per me è molto importante questo workshop. E lo dici da vecchio federazione, da vecchio federale. Vabbè, a parte quello, no, ma sono importanti anche per un confronto, secondo me, come diceva prima Alessio, no? Questi confronti qui servono. È dura, però, sai, l'impegno, andare lì, tutto quanto, che bisogna pensare anche a questo, no? Certo. Una mattina va a lavorare, poi arriva lì, ci fa le 8:30, però vedevo che c'era domanda e risposta. C'era voglia anche di... Perché l'istruttore ha voglia di capire. E di migliorarsi. Che se c'era tutti quegli istruttori, segno della volontà c'è. E sicuramente per me stanno intraprendendo un buon lavoro. Perché venendo anche, non ti dico tanto andare lì ai Bozzi, ma andando come stanno facendo nelle società, ti fai vedere, è differente. Fa alzare il livello, perché non sapendo quando arriva,
ma a parte non sapendo quando non arriva o meno, però vedano anche loro le realtà, perché è chiaro, lì hai bozzi, ma non perché è così. Arrivi alle 4:30, apparecchi, campo, tutto quanto. È molto più semplice, le società almeno come la nostra, ma penso quasi tutti, non sa la possibilità con gli spazi, con gli istruttori che lavorano e tutto quanto. Si arriva lì a mezz'ora prima dell'allenamento, quindi bisogna apparecchiare, fare le cose veloci, guardare i ragazzi. Quindi anche loro si rendano conto e quindi è Che ci sono giusto delle difficoltà. che, e capiscono anche queste cose qui. Non è che ti vengano lì e dici che devi iniziare alle 4:30, è improponibile, non te lo diranno mai. Ti danno degli spunti o un motivo di confronto. E per me ben vengano nelle società. Va bene andare anche a bozze perché sono workshop molto interessanti. Ora il 2 marzo parlavo con Lelio su del Centro Tecnico Fabbricale Marchi, c'è, mi pare a Coverciano, Un un altro incontro. altro incontro, poi ti manderò la mail, però verso i Volentieri, perché genitori. magari ci andiamo. Verso i genitori. Verso i genitori, Quindi che è molto. attenzione, anche per la federazione bisogna andare a educare chi educa il bambino. Quindi il problema nei casi di violenza non è il bambino che gioca in campo, non è il bambino che cerca il risultato, che non conta niente in scuola calcio, è il genitore. Questo è il messaggio della federazione, di esperti come Mauro, di addetti ai lavori. Il problema è il genitore, non l'arbitro, non il bambino, non il ragazzo, Genitori non le come la partite devono vivere come autoarbitrali. ragazzi? È chiaro, poi si sa tutti, ragazzi, calcio non è per tutti. Più si Assolutamente. sale, e più c'è differenziazione. Nell'intervista che vedranno tra poco i nostri amici telespettatori c'è l'aneddoto soprattutto che in campo al bozzi con tanti istruttori così, però le squadre sono mischiate, maschi e femmine. Certo, Quindi anche l'ho visto questo. lo sabato, lunedì. Quindi anche questo è interessante Sì. perché vuol dire che il calcio femminile si vuole tanto alzare di livello e magari anche il ragazzo coinvolto a giocare con una ragazza può avere un'educazione diversa. Chiaramente anche noi le bimbe abbiamo la squadra che fa la Coppa Danone, ma le bimbe sono dislocate con i bimbi, giocano insieme. Certo. Cioè la femminile pura farà la Coppa Danone e poi facciamo i calci a 5 con loro. Però nell'attività federale di tutti i sabati e le domeniche facciamo le bimbe delle varie categorie sono con i bimbi, anche E quindi? sono assistenti E assenti. questo pensi possa essere magari sviluppato anche in un campionato misto? Perché no? Magari faccio un volo pindarico, però perché no? Ma certo che sì. Infatti c'è il misto, quindi è già un misto perché nel 2008, Magari a livelli più alti, sì, intendevo. vabbè, quello a livelli più alti sarebbe un po' più differente. Quando crescano le bimbe, insomma, c'è un po' di differenziazione Certo, anche a livello tecnico, cioè fisico. fisico, non tecnico, perché c'è delle bambine che volano, capito? Però a livello fisico, dopo a un certo punto c'è lo step e ti ferma. Perché Che ti quando ferma tu su vai a incontrare questo? un giovanissimo, un allievo, la differenziazione fisica non piccati, ma È è importante. importante. Allora, grazie a Mauro Ermini, Grazie a voi. responsabile della scuola calcio d'elite a Fiesole. È stato veramente un piacere averti qui con Piacere me. mio, E allora il a saluto vi arriva disposizione. da Firenze Viola Supersport, la regia di Enrico Milano, io Gabriele Calderone. Ci vediamo mercoledì prossimo dalle 17 alle 18, sempre qua su 196. La replica in prima serata o su 196 o su 194, come al solito, e poi la vedrete nei nostri rulli in differita su YouTube. L'intervista a Corrado Ingenito, responsabile tecnico del Centro Federale Territoriale. Via all'intervista, grazie e alla prossima. Per Dison e Firenze Viola Supersport siamo qua con Corrado Ingenito, responsabile del Centro Tecnico Territoriale di Firenze. Corrado, un piacere averti con noi. Piacere mio, ciao. E con Corrado oggi qui al Bozzi alle due strade c'è uno workshop molto importante, uno dei tanti che organizza la federazione per andare ad aumentare il rendimento e la prestazione dei ragazzi, però soprattutto si parla di apprendimento perché i ragazzi a scuola hanno, diciamo, devono fare chiaramente i compiti a casa per poi trovare l'esame, nel calcio è un po' la stessa cosa. Eh sì, fondamentalmente è la stessa cosa. Il carico emotivo, il carico cognitivo dei ragazzi è sempre presente. Quello che noi cerchiamo di fare al centro federale è accrescere questo carico cognitivo e far sì che imparino più cose possibili per consentirgli poi di avere una buona prestazione in futuro. Raccontaci la giornata di oggi che va a vertere su un argomento molto specifico, perché voi, diciamo, andate a dividere queste giornate per argomenti, per scaglioni. Sì, oggi parliamo del talento. Talento è un tema caldissimo, un tema diciamo che appassiona un po' tante persone. Ora è un tema caldo perché se ne sente tanto parlare, soprattutto a livello giovanile, in contesti professionistici. Oggi parliamo del talento e andiamo ad analizzare quello che è la differenziazione tra apprendimento e prestazione. Quindi andiamo a valutare quelle che sono le caratteristiche
che identificano la prestazione e anche quelli che sono i parametri che mi stanno a indicare che un ragazzo sta apprendendo, anche se magari non riesce a esprimerlo in campo. Spiegaci qualcosa, perché i nostri amici a casa sono molto curiosi di capire come anche un osservatore, un allenatore, un istruttore va a prendere dei parametri particolari. Chiaro, non usiamo tecnicismi, però per far capire bene allo spettatore qual è, quali sono le caratteristiche che si valutano oggi e che magari si valutavano ieri. Allora, dunque, noi a livello di centro federale, anche per la selezione dei ragazzi, abbiamo un parametro, dei parametri che sono dei parametri descrittivi. Noi facciamo delle descrizioni su quelle che sono le cose che possiamo vedere visibili. Questo è anche il metodo di valutazione del Club Italia, delle nazionali giovanili con cui noi lavoriamo, e è il metodo TIPSA. Un acronimo: tecnica, intelligenza calcistica, personalità, speed e apprendimento. Noi diamo una valutazione su uno di questi quattro parametri, li valutiamo e da lì viene fuori una valutazione complessiva e globale del ragazzo. Per quanto riguarda invece l'apprendimento, il discorso è un pochino più globale, è un pochino più ampio, perché dobbiamo valutare tante cose, dobbiamo valutare la costanza con cui uno riesce a esprimere un gesto, la perseveranza nel farlo, la continuità. Queste sono tutte cose che sono indicative ai fini dell'apprendimento, mentre per quanto riguarda la prestazione, come ti dicevo, noi valutiamo questo ragazzo in base ai descrittori, quindi TIPSA, tecnica, intelligenza, personalità, speed ed ovviamente anche in questo le famiglie come al solito hanno, diciamo, un ruolo fondamentale, perché far seguire il rendimento a ragazzo a scuola magari può essere più semplice, su un gioco come il calcio, perché di questo parliamo, è più complesso. Sì, è più complesso perché non sappiamo mai cosa succede nella testa di un ragazzo. Noi ci concentriamo sempre sulla parte visibile, che è l'aspetto tecnico, certo, senza mai analizzare quella che è la parte invisibile del gesto, cioè il pensiero tattico, cioè la capacità di pensare, la lettura dei tempi di gioco, la percezione del gioco, la lettura delle posture dei compagni. E queste sono cose però fondamentali, e ora come ora noi sappiamo che le cose vanno fatte ad altissima velocità, ad altissima frequenza, ma sempre con un carico cognitivo estremamente elevato, perché i tempi sono ridotti, gli spazi sono sempre più ridotti, e questo ha indotto la federazione anche a investire su dei progetti che stimolassero i ragazzi a pensare rapidamente e a crescere da un punto di vista cognitivo. Sbagliamo nel dire e nel sostenere che magari un ragazzo a 13, 14, 15 anni può essere più rapido di pensiero e magari avere un fisico che nel momento e nella prestazione fisica non lo aiuta, e viceversa? Cioè, è, diciamo, un obiettivo del centro tecnico territoriale far sì che questo si pareggi, cioè far sì che il ragazzo molto prestato fisicamente sia anche intelligente in modo cognitivo e viceversa? Esatto, è questo è uno degli obiettivi prioritari che dovremmo porci, cioè quello di far percepire a chi è avanti fisicamente e quindi ha un vantaggio biologico l'importanza di dare il 100%, di continuare a mettercela tutta e di lavorare su delle componenti fondamentali, che sono quelle tecniche, quelle tattiche di scelta. Chi invece è indietro più fisicamente magari ha ulteriormente enfatizzare questi aspetti per provare a colmare il gap. Fermo restando poi che comunque più si va avanti più i livelli si vanno a pareggiare e quindi il gap fisico verrà ridotto e verrà fuori chi sarà più abile in velocità a dominare il pallone e chi avrà una lettura del gioco superiore. Corrado Ingenito, tu sei stato anche a lavorare per il Valencia in Spagna, una delle società comunque che col settore giovanile ne ha tirati fuori di talenti, ma mi viene in mente Negredo, uno dei tanti. Negredo, Isco, David Silva. Insomma, ne ha tirati fuori tanto. Ecco, tu hai forse in Spagna hai vissuto, no, l'epopea del tiki-taka, che è forse più un termine giornalistico che altro, però diciamo in un gioco molto improntato al possesso palla. Sei tornato in Italia, hai collaborato con la Fiorentina, ora sei col centro tecnico e ci spieghi questo cambiamento? Cioè, il calcio alla fine è sempre lo stesso obiettivo oppure sta cambiando davvero tanto? Tu hai vissuto due mondi veramente diversi. Sì, il calcio sta cambiando, è un errore quello di innamorarsi delle mode, innamorarsi di quelle che sono le teorie momentanee, perché noi dobbiamo pensare che noi stiamo formando dei giocatori per il calcio del 2030. Io non so quale sarà il calcio del 2030, certo, sono supposizioni e analisi che uno fa, e quindi su quello noi dobbiamo fare degli studi e fare anche degli investimenti, è quello che stiamo facendo. Le differenze più grosse sono tendenzialmente a livello didattico. In Spagna già dai ragazzini di 7-8 anni lavoravamo tutto con metodi situazionali, quindi c'era sempre l'avversario e lavori analitici in cui, diciamo, dovevamo dribblare dei conetti o dei paletti non esistevano, ma semplicemente per un fatto,
perché la domenica in campo non ci sono il conetto e non c'è il paletto. Quindi la nostra idea era quella di lavorare su dei principi di gioco, su rasgos li chiamano lì, quindi su dei principi, dei comportamenti che dovevamo rispettare, che diciamo erano in linea con quelli della prima squadra. Però quello era un contesto professionistico in cui avevamo l'idea di portare i ragazzi in prima squadra. E quindi ti porto un attimo fuori tema, ma forse ci siamo dentro più di quanto pensiamo. L'ultimo acquisto della Fiorentina porta il nome di Kwame, un ragazzo cresciuto nella Sestese, portato poi a Prato, e che la Fiorentina di fatto ce l'aveva sotto casa, ma l'ha pagato ben 11 milioni di euro. Allora la domanda è: credi che a livello di territorialità, sia a livello magari di calciomercato con osservatori, intermediari di mercato, ma soprattutto da parte degli istruttori, ci debba essere un'attenzione maggiore delle squadre professionistiche, o meglio, magari proprio questi workshop non potrebbero essere organizzati anche da Fiorentina, Prato, Empoli, nel territorio limitrofo, per far sì che anche l'istruttore che magari va lì al campo per pura passione, perché di questo parliamo, possa avere una formazione maggiore per creare, come dicevi giusto poc'anzi, calciatori? Sì, allora, sono due le valutazioni tendenzialmente da fare. Il primo, a livello federale, comunque stiamo avendo dei buoni riscontri anche a livello professionistico, e questo ci fa piacere. Stiamo organizzando anche sedute di allenamento condivise con categorie professionistiche, l'ultima è stata l'Arezzo. E l'altra cosa per quanto riguarda Kwame, il discorso non è semplice, perché non è mai, diciamo, scontato che chi è bravo ora possa essere bravo domani, e chi non è bravo ora non sia bravo domani o sia bravo domani. È una scommessa, e quindi non è mai semplice, diciamo, predire il futuro. Fare delle previsioni a lungo termine è alquanto utopistico talvolta. Quindi la mia idea è quella, anche a livello di centro federale, di cercare di creare un ambiente che sia il più formativo possibile per i ragazzi, in cui il loro talento possa emergere, sia inevitabile quasi che venga fuori il loro talento, e che lo vivano con gioia il gioco del calcio, fermo restando che le conoscenze calcistiche gliele dobbiamo trasmettere, i gesti tecnici li devono assimilare, li devono imparare, e ho uno staff anche fortunatamente ampio che mi aiuta a fare questo. Nel 2020 quindi la federazione avrà tanto di cui lavorare. Abbiamo iniziato, però uno slogan può essere per i ragazzi, soprattutto magari anche i più piccoli: essere consapevoli di se stessi e non fermarsi alle difficoltà e credere nei propri sogni, perché alla fine di questo parliamo. Senza dubbio, questo è uno slogan giusto, ma più di prima lo slogan secondo me dovrebbe essere anche quello: diamo il 100%, non molliamo mai, da quando entriamo in campo fino a quando usciamo dal campo, fino a quando andiamo a dormire, diamo sempre il massimo, perché questo ci consentirà anche di andare oltre alla carenza fisica, il dare il 100%, dare il massimo, rincorrere l'avversario quando perdo palla, nonostante l'allenatore mi rimproveri, andare anche oltre quelli che possono essere le difficoltà fisiche e tecniche, perché questo ci sta dicendo anche il calcio, che sta arrivando chi non ha mai mollato e chi ce l'ha messa sempre tutta. Notando in campo, chiaramente ci sono ragazzi di più società, no? E qui magari i toni sono molto tranquilli, tutti collaborano, però la realtà è che la domenica purtroppo ancora parliamo di violenza razziale, territoriale, discriminazioni varie. Io credo che anche la federazione su questo abbia un occhio attento, un occhio vigile, passami un termine, anche se non è italiano corretto, educare gli educatori, andare a istruire gli istruttori affinché anche questi eventi, queste casistiche possano finalmente lasciare spazio al gioco e al divertimento. Senza dubbio, è verissimo. Anche a livello federale stiamo portando avanti molti progetti interessanti. Il progetto Rete, ad esempio, è uno dei progetti del settore giovanile che diciamo convoglia tutti i ragazzi extracomunitari e li fa giocare a livello, diciamo, territoriale, con la maglietta della nazionale, quindi già un discorso di coinvolgimento c'è, importante, su cui la federazione ha investito molto. E poi noi siamo molto attivi sul territorio, abbiamo la fortuna di avere comunque degli staff belli numerosi, giriamo, anche se non è semplice coprire tutto il territorio, però devo dire che il progetto, il processo di formazione sta facendo veramente un bel corso. Allora grazie a Corrado Ingenito, responsabile del centro federale territoriale, quindi buon lavoro. Grazie mille, grazie a voi.